Ragazzi, dopo il primo a tavola con filosofia, visto che il discorso è successo sia sul web che dal vivo, dobbiamo preparare seconda serata. E Che si fa? soprattutto, a parte quello di cui parliamo, quello che ci interessa è il menù. Il menù. Sì, avevo pensato alla marmellata con l'habanero, con qualche formaggio bello forte stagionato. Ma che fa? Mi fa morire. L'ultima volta che mangiò un peperoncino stavo a pezzi. Cioè, c'è l'immagine di copertina della mia pagina che è del timone che Deli è morto Vabbè, ma dai, una marmellata cosa sarà mai? Vuol dire che si sente di meno il peperoncino dentro la Si marmellata? sente di meno, si sente di Ah, meno. molto Quanto si meno. sente di meno? Vabbè, nel caso mi sento male, il canale lo lascio a Ciglione e vaffanculo a tutti Il secondo quanti. a me, avevi Secondo detto. a te il primo a Ciglione. Cari amici, adesso siamo qui perché io ho deciso, insieme con un accordo con il dottorante accademico, il grandissimo Deli Mello, di preparare questa seconda cena di A Tavola con Filosofia. Naturalmente il mio compito sarà quello di realizzare un menù all'altezza della situazione, visto che il tema principale della serata sarà l'arte e il cibo. Quindi devo dare il meglio che posso dare nelle mie capacità. Quindi vi invito naturalmente a seguirci su tutti i nostri social per rimanere aggiornati sull'evento, su come partecipare e mi raccomando, ricordatevi solo che basta un sì.